Tight Groove. Eccoci, eccoci, buonasera, bentornati, bentornati a Socieghe Groove. Faccio vedere questo logo che ci piace molto. Ce n'è un altro che entra così. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera agli amici di Radio Italia anni 60 TV, buonasera agli amici di Radio Città Fujiko, sempre in contatto, in collegamento con noi, e siamo tornati in studio dopo un paio di settimane e ci hanno visto molto impegnati, dove appariamo solo in maniera un po' fugace. Appariamo perché non sono solo, ho qui con me, e lo saluto e do il benvenuto, anche il bentornato a lui, a DJ Mista. Buonasera a voi, buonasera amici della Radio Italia anni 60 TV. Yeah. Siamo tornati in full effect e esatto, anche molto con un'apertura molto hilare. Ma così, dai, ogni tanto ci piace anche scherzare, giocare un pochetto. Secondo me è anche figlio un po' del fatto che quando magari ci si vede in maniera sporadica, oppure non riusciamo a fare la puntata, diciamo così, come noi sappiamo e vogliamo fare, questo ci dà una sorta di un boost in più, spinta in più. Una spinta in più per ritrovarvi e per riportare di nuovo nelle vostre case il groove. Questa è la nostra mission, natural born groovers, potremmo dire. Questa mi piace. Questa è nuova, è nuova. Questa mi piace questa molto. Me l'hanno passata dalla redazione questa mattina. Sì. Proprio così per... buttala lì che... Natural born groover, che richiama il famoso film Natural Born Killers. Va bene, ma siccome noi non siamo killer, siamo groover. Ecco, allora, la puntata di questa sera è una puntata incentrata su quanto sia importante la musica suonata live. Cioè, nel senso, ci piace la musica ascoltata, cioè, sì, quello che può essere un bel ascolto nel momento giusto, con amici, con la propria compagna, compagno, durante un viaggio, ma l'esperienza della musica live, insomma, rimane sempre un'esperienza originale, perché ogni volta che vai a vedere un concerto, si vivono sensazioni nuove, diverse. Diciamo che si crea, allora, l'approccio con la musica crea una connessione, questa indipendentemente da dove l'ascolti, perché ti trasmette un certo tipo di emozioni che a seconda di come stai muove delle corde, di come tu stai la vivi in maniera diversa. È chiaro che questo viene totalmente amplificato 10, 100, 1000 volte quando questa cosa viene vissuta live. Appunto. Perché c'è l'aspetto prettamente del live che ti stimola e ti dà tutta una serie di sensazioni, di stimoli che sono decisamente molto più amplificati. Che sono amplificati e che sono legati ovviamente a chi questa musica la sta interpretando, te la sta mandando, te la sta proponendo, e anche a te che sei lì, quindi uno scambio di energia e di sensazioni. Però Elvi, noi siamo Socieghe Groove. Vero. La nostra redazione sono i Groovy Rider e non Pizza e Fichi. No, e i Groovy Riders non scherzano. Sanno lavorare discretamente bene, e quindi questo aspetto del live non è che ci siamo limitati, ok, facciamo vedere delle esibizioni live sul palco, che invece che tipo di live siamo andati a pescare o vogliamo trattare questa allora sera? Oggi vi racconteremo come il desiderio di vivere nella maniera giusta un concerto ha portato un famoso editore e un suo collaboratore a dare vita a uno degli show dedicati alla musica live più singolari, originali e da un certo punto di vista anche traccianti, nel senso che poi molti hanno seguito in qualche modo quell'esempio di sempre, un esempio veramente unico, e cominciamo così a Socieghe Groove. Nobody holding you back. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance, your knees just on the pace, your eyes keep me all in a trance. And let me ask you, I know the approach is so far from what you used to, but you know it. Hey, do I hold the candle to the last one? No, but you move. Baby, of course I flew, but I'm not over what we had. Don't it feel like it's been far too long, girl? Your heart don't stand a chance.
dicevamo nel fuori onda, non deve essere stato facile lanciare a livello mondiale dei concerti registrati in un ufficio. In un ufficio. Oppure un supposto ufficio. No, quello è l'ufficio vero di quest'uomo. Dopo è diventato un set. Sì, perché dopo ogni tanto quando inquadrano da dietro, sì, adesso c'è un discreto ovviamente cinema. Hanno dovuto costruire una sorta di backstage per poter far accadere queste cose. Come sempre all'inizio, agli albori, veramente fare una roba del genere vuol dire: guarda, tu artista tal dei tali, vieni e prestati per questa cosa. È chiaro che artisti come Anderson Paak, sì, e Free National, in questo video in particolare, ma tanti altri artisti di cui parleremo e che vedremo nel corso della puntata, sì, ovviamente secondo me arrivano dopo un percorso che è stato tracciato, molto lungo. Perché è chiaro che se tu dici Alicia Keys, ti presti per fare questa cosa. Ma voi qua chi siete, per quale motivo? Beh, dietro c'è comunque una struttura importante. Importante. Comunque abbiamo appena sentito Heart, questa è l'immagine dell'ufficio. E tu mi dici, ok, Alicia, proprio Keys, con l'uomo che è alla sua scrivania. E tu dici, Alicia, per favore, Beyoncé o chi per te, Adele, vieni a fare il concerto lì. Scusami, mi stai prendendo in giro. Esatto, ti guardano. Esatto. All'inizio potrebbe essere accaduto questo. Infatti è cominciato ovviamente con tanti artisti indipendenti. Ecco, abbiamo sentito Hard Don't Stand a Chance, la porzione dei live di Anderson Paak, da appunto questo Tiny Desk, che adesso appunto è già nel titolo, Tiny Desk Concert, e che insomma, in poche parole, perché abbiamo scelto di aprire con Anderson Paak? Perché i nostri Groovy Riders sanno, erano al corrente del fatto che quell'esibizione è stata la più vista sempre del Tiny Desk, con oltre 100 milioni, cioè numeri molto di importanti, streaming, molto 100 importanti milioni di streaming, come una delle grandissime hit da classifica, cioè, hai capito? Di fatto diventa una piattaforma su web alternativa ai concerti live, integrativa ai concerti live. Ai concerti live, assolutamente. I concerti in ufficio sono stati ideati da Stephen Thompson e Bob Boylan, che adesso vi facciamo vedere. Questi due personaggi sono l'editore di NPR e un suo caro amico musicista, conduttore radiofonico e scrittore. Narra la leggenda che i due fossero seduti in un pub, sì, a metà degli anni, cioè nella seconda metà dei 2000, fossero seduti in un pub e volessero ascoltare questa cantante che si stava esibendo, ma il frastuono del pubblico seduto ai tavoli in un pub gli impianti magari non sono gli audio quelli di un certo tipo, c'è molta gente, quindi il rumore delle voci può, sì, tende a sovrastare. E a volte capita anche, lo dico da musicista e cantante, che le persone non abbiano proprio un grandissimo rispetto nei confronti di chi si sta esibendo. Insomma, pare che molto stizziti da questa cosa qua, e cercando appunto di ascoltare questo concerto, non se lo potevano godere, pare che il musicista di duetto, ma perché non li... No, il Thompson disse a Boylan: ma guarda, tu dopo questa cantante, per ascoltarla bene, la dovresti portare a fare un concerto in ufficio da te, così te la puoi godere al 100%. Questa è un po' la leggenda. La insomma, da quella frase del 2008, centinaia di show con, come dicevi tu, Mista, adesso negli ultimi anni con enormi celebrità, milioni e milioni di views in rete. Adesso vi facciamo vedere un altro combo veramente superbo. Here we go. Bruised and scarred, presumed inferior, but we ain't scared of ya. Nah, it ain't fair. It's hard when you're looking for love and it ain't there. Try to read what the mold, but it ain't clear. Oh, I think the well is running dry. Racial tension's running high. Under 21 is far too young to die. My salvation's on the fire. Rising and rising. I came from my heart with Israeli, Native American, Mexicans. Invested in wrestling with Willie Lynch's next of kin. Rising of the tide, noose around the necks again. Look how they try to hide proof of all the excellence. The only tag you know me as is holy swag. Through any glass window we smash and Brody bags. It's come to pass, and so we have the only flag and awareness. Hey yo, you know it's growing fast. I guess I'm
I'm trying to minimize regrets. I identify with death. That don't mean it's not an uninvited guest. I'm just trying to answer all of my requests and express in 140 characters or less why I'm the best. Educated, re-legislated, premeditated, dedicated, heavyweight that ever paid it with blood, not tuition, without a cop's permission. I got a plot to piss despite the opposition. Qui nel fuori onda chiaramente noi ci lasciamo andare a tanti commenti, sì, perché sì. Allora abbiamo appena visto sempre in quell'ufficio due, vabbè sarebbe The Roots, ma ce ne sono poi due in realtà, ovvero Questlove, alla batteria, e Black Thought al microfono, insieme a Bilal, il famoso cantante diciamo di un certo mondo di soul R&B, diciamolo così, guarda che tra l'altro insieme. Però lì mi inserisco, ho usato il termine famoso, sì, per dire negli Stati Uniti è molto conosciuto. Sì, un po' meno in Europa. In Europa, in Italia molto sconosciuto, sì. Questo dà ancora più pregio e onore agli organizzatori. Proprio così. Perché come forse accennavi prima, hanno iniziato con gruppi indipendenti, indie rock, così, poi sì, dopo si sono spostati, hanno aperto molto più il mercato anche a tutto il mondo. Vero. Della musica black, musica afroamericana, inevitabilmente quando tocchi anche dei personaggi molto più popolari e allarghi il bacino vai a toccare altri artisti anche molto più conosciuti, però tengono sempre questo piglio, cioè uniscono l'artista anche popolare, sì, ma con gli artisti che sono popolari nel mercato magari americano, però sono artisti comunque che fanno un genere non così radiofonico. Non così sempre. Radiofonico, esatto, e comunque poi adesso ci arriveremo, le esibizioni sono sempre molto originali, questa lo era in particolar modo, batteria e una brass band a creare sia il groove legato al basso, sia tutto quello che era l'armonia, nonché la melodia. Quindi una brass band insieme a un rapper, a un cantante e a un batterista, sempre con il suo pettine ovviamente infilato. Il batterista è sempre con questo suo modo di suonare molto molto appoggiato, lo fa da, in uno stadio con 40.000 persone, esatto, figuriamoci. Sempre un po' disincantato, cioè lui ce l'ha lì che la prende in maniera molto morbida. Un'altra cosa bella, poi ti lascio andare avanti nel proseguo, un'altra cosa bella proprio di Tiny Desk, dell'organizzazione, sì, che loro per esempio con gli artisti black afroamericani, loro fanno il mese dedicato alla cultura afroamericana, yeah, così come da qualche anno, sì, hanno iniziato a fare il Latin X Month. Infatti fanno ce ne sono il mese un sacco dedicato ai musicisti e alla musica ne hanno caricati latina anche recentemente tantissimi, ovviamente poi alla fine di questa puntata Tiny Desk, se vi fate la vostra ricerca, ci sono centinaia di artisti da andare a vedere sul tubo. Ecco, il tipo di proposta musicale della NPR, di cui uno dei personaggi è l'editore, è nota ente che raccoglie centinaia di trasmissioni indipendenti radiofoniche e le unisce in un unico contenitore. Ecco, nei suoi concerti, sulla piccola scrivania, insomma, la programmazione è cambiata nel tempo. Sì. Era stata un po' criticata all'inizio perché si muoveva un po' sull'indie rock, cose un po' più hipster, quindi ricercate, cose abbastanza particolari e alcune molto di nicchia, ovviamente. Di nicchia, alcune anche un po' di ricerca, tra virgolette, sì. Ma poi sono tanti i generi che alla fine hanno riempito l'ufficio di Washington DC, perché insomma quell'ufficio lì si trova in quella città. Negli ultimi anni, come dicevi tu, la black music ha preso veramente un'importanza fondamentale. Fondamentale, poi LV per fare 100 milioni di views. Bisogna che arrivi. Bisogna che vai a pescare anche quelle lì. Hai personaggi molto importanti. Sì, ecco, un'altra delle prerogative è quella anche di proporre nuovi talenti, cioè quella di dare una vetrina, ora che è importante, a giovani artisti che comunque non hanno ancora avuto magari un lancio vero e proprio. Quel tipo di piattaforma. Sì, in una piattaforma certo, così importante. Ecco, nuovi talenti come Georgia Smith, che vi facciamo vedere in tutta la sua bellezza, che anche noi di Socek & Groove l'abbiamo scoperta grazie a loro. Esatto. Tra l'altro volevamo anche ricordare che il 2 novembre abbiamo festeggiato i nostri 4 anni, di vita, il nostro network. E visto che dici questa cosa, una roba, sì, che ce l'avevo sulla lingua, poi, sì, dopo l'ho lasciata correre. Sparala. Tu prima hai detto, guarda, si narra, la leggenda narra che loro sono incontrati davanti a un pub e noi sappiamo che di fronte a questi chiacchiericci c'è anche un aspetto veritiero, perché, sì, la leggenda, se vuol dire, narra, c'è, che sono la nostra, si è incontrato in un aperitivo, ci siamo incontrati 4 anni fa, noi ovviamente già ci conoscevamo da tempo, sì,
di fronte a un aperitivo, in un, sì, in un bel aperitivo bolognese che molti, sì, conoscono, abbiamo partorito. Dopo una serie di spritz, io, te e Mister Romano abbiamo partorito l'idea di Social Groove, quindi abbiamo festeggiato 4 anni. Dicevamo a Giorgio Mia, tanto salutiamo Mister Romano, FR Live, certo, sempre, diciamo così, tutto la questo, struttura. Tutto questo che vediamo è grazie agli sponsor e a FR Live. Esatto, a cui dobbiamo sempre un saluto, grande Mister Romano. Quindi Giorgia Smith, ve la facciamo vedere nel suo, sì, live del 2018, quando ancora non aveva firmato i singoloni famosi nel mondo, soprattutto quello con Burna Boy, che l'ha lanciata Boy, certo, a livello mondiale, ma era già veramente, a parte un gran bel pezzo di Figliola, ma era comunque qualcosa di unico nel suo genere, Giorgia Smith. You weren't the boy I thought I knew. Maybe I was blind, I was young, I didn't have a clue. You were the topic of my lunchtimes. I'd bore the girls about our chats and get upset when you didn't text back. I was warned by my brothers to find another lover, start falling for these boys who didn't want the same as me. And I was warned by my brothers to find another lover, start falling for these boys. Oh no, we are born to teenage fantasy. Want it when we got heavy, cause when we got it, we don't seem to want it. No. We are born to teenage fantasy. Want it when we got heavy, cause when we got it, we don't seem to want it. Things to do. What if I had been a fool and thought I was in love with you? I need to grow and find myself before I let somebody love me. Cause at the moment I don't know me. Giorgia Smith, la cantante inglese, talentuosa. Ne approfitto. Che abbiamo scoperto con Tony Desk. Ne approfitto, mi collego a questa cosa per parlare anche dei nostri non sponsor, ma dei nostri partner radiofonici, perché, sì, effettivamente Giorgia Smith è una di quelle artiste che ci vantiamo comunque di aver proposto sia televisivamente, esatto, che radiofonicamente. Proprio nel 2019. Nel 2019 a Radio Città Fujiko, sì, e grazie proprio alla scoperta che abbiamo fatto con questo format Tony Desk. E che ringraziamo. Ecco, ringraziamo comunque, come hai detto anche un attimo fa, oltre appunto a Mister Romano, ai nostri sponsor, al garage del commercio Restage House Flipper Immobiliare, e poi perché abbiamo vuole un restyle della casa, Car Wash City per chi vuole trattare bene la propria autovettura, Pasticceria Repubblica in quel di San Lazzaro, sì, dove continua sempre l'aperitivo, è finito a fine settembre il momento live, certo, che comunque ha caratterizzato tutta l'estate di San Lazzaro davanti alla Pasticceria della Repubblica, e comunque vi invitiamo, se quando passate in zona, ad andare a visitarli, perché hanno sicuramente qualcosa di sfizioso da proporvi. Tra l'altro, cioè, non pensiate che l'esperienza di NPR Music si sia conclusa. Cioè, nel senso, non è che ne stiamo parlando come se fosse una cosa del passato. No. È una cosa talmente attuale che una decina di giorni fa è uscito il nuovo live. Hanno lanciato questa cosuccia. Vediamola subito, vediamo. All that pressure. Così. Allora, una cosuccia, hanno chiamato un personaggino. Questo live mette in mostra un aspetto che è, diciamo così, bidirezionale, nel senso, da un lato
Tiny Desk si dimostra veramente una piattaforma molto molto interessante, ormai così sì. conclamata, che Nile Rodgers e gli Chic si possono permettere e decidono di andare a performare in questo contenitore e viceversa, allo stesso tempo si dimostra come Nile Rodgers sia un gran volpone e sia sempre attento a tutto quello che è modernità. Nile Rodgers è veramente un uomo che, un furbone, nonostante i suoi anni e ne ha, è veramente un uomo adatto e attento all'attualità. Assolutamente, assolutamente. Quindi questo è, noi poi insomma ne abbiamo parlato nelle nostre puntate dedicate ai produttori. Nile Rodgers lo abbiamo citato tante volte, produttore che ha prodotto mezzo mondo, dai Duran Duran a Madonna, da David Bowie, le collaborazioni con Pharrell, da Punk, insomma. Oltretutto invito i nostri telespettatori ad andare a cercare su YouTube la performance live, sì. quando lui ogni canzone dice questo l'ho fatta per, e racconta un po' gli aneddoti, tira fuori, cioè sono delle super hit, dei classici, e associate con delle artiste che hanno fatto, o delle artiste che hanno fatto la storia della musica. Con la sua famosa frase che abbiamo già citato, ma che visto che stiamo parlando un pochino più a lungo, ve la raccontiamo di nuovo, probabilmente non conosci il mio nome, non sai chi sono, ma sicuramente conosci la mia musica. Ah, certo. Ok, con questa musica di Nile Rodgers and the Chic andiamo a salutare gli amici di Radio Città Fujiko e diamo appuntamento alla prossima settimana. Ciao, grazie. Molto bene. Ecco, un'altra, ci sono diversi aspetti, no, da tenere in considerazione. Un altro dei manierismi che sono stati, diciamo così, messi in campo da NPR, quindi con i concerti di Tiny Desk, è quella di in qualche modo invitare gli artisti a esibirsi in un modo un po' particolare. Sì. Cioè non arrivano lì con la band completa, no, certo. gli amplificatori. Si creano dei set. Dei set unici. Unici. Delle volte però permettono anche la realizzazione del singolo o della canzone in maniera unica. Esatto, per questo molti artisti si mettono in gioco ulteriormente, accettano di esibirsi al Tiny Desk e in più preparano un'esibizione che di solito dura tra i 20 minuti e mezz'ora, ecco, non di più, o perlomeno quella che noi vediamo solitamente online, esatto. Poi perché c'è il pubblico ovviamente ad invito, però ecco, non sappiamo bene quali sono le regole precise. Esatto, le dinamiche precise. Per cui esibizioni singolari come quella che vi facciamo vedere proprio adesso. Yeah! Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you tell me that you do. And dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Siamo estasiati. Estasiati. Ti ricordi che ci siamo sentiti per telefono e ti dissi, guarda, hai visto il nuovo Tiny Desk con Sam Smith? Con Sam Smith. Ho detto, guarda perché
ha delle capacità, bellissimo questo setup dietro con tutto un coro molto gospel, in una canzone come Unholy. Unholy, esatto, quindi questa contrapposizione sacro ma al tempo dissacrante, benedetto, sconsacrato, è veramente una gran performance. Questi abbiamo visto, ma in generale lui, io sono rimasto veramente impressionato dalla sua voce. Impressionato, ed è impressionante proprio questo tipo di live che vi consigliamo di vedere nella sua interezza. Unholy, brano con cui tra l'altro Sam Smith ha vinto qualche premio. Ha vinto qualche premio, un Grammy, e la cosa da segnalare, inciso con Kim Petras, che vediamo appunto qua, una stella del pop alemano, come si dice in spagnolo, germanico, insomma tedesco. Con quelle due code lì veramente sembra sud della Germania, nord dell'Austria. E tra l'altro la particolarità di quello che ha girato attorno a questo brano, che lei è la prima transgender vincere un Grammy, e ovviamente questo ha fatto parlare più delle qualità della canzone. Ulteriormente, certo. Come sempre accade in questo periodo in cui per forza bisogna sottolineare la prima donna che è andata nello spazio, primo gay che ha vinto, insomma, ecco, queste cose che ci auguriamo un giorno, semplicemente, ecco, quella persona ha raggiunto questo traguardo. Giustamente, un'osservazione molto corretta. Molto ce bello. Lo auguriamo, insomma, comunque la canzone, l'esibizione è meravigliosa, Sam Smith, tra l'altro pochi mesi fa all'Unipol Arena proprio di Bologna live. Poi cosa succede? Può capitare anche che venga invitato una sorta di folletto. Perché chiaramente i fondatori di NPR e di Tiny Desk hanno ancora questo gusto nell'andare a cercare personaggi particolari. Questo ragazzo, sinceramente, si sa che insomma, è di questo mondo, ma in realtà ha qualcosa che lo porta... Un po' alieno, perché Jacob Collier, che adesso vi facciamo vedere... Già l'outfit qua è abbastanza impegnativo. O Jacob Collier, se lo vogliamo dire alla francese, non so bene dove lui si collochi, anche se è di origine inglese, questo ovviamente. Insomma, secondo noi proviene, e anche secondo la nostra redazione, proviene da altri luoghi. Il metaverso. Sì, esatto. Un po' come Doctor Strange, insomma, della Marvel. Un universo parallelo. Sono un personaggio davvero particolare. E allora, tra poco, il prossimo anno compierà 30 anni, polistrumentista, e insomma ha già stupito tutti con il suo talento, il suo carattere, il suo modo di interpretare la musica, veramente fuori da ogni regola. Lo vediamo proprio lì in quell'ufficio a Tiny Desk con la sua It Don't Matter, Jacob Collier. Preacher pray, gonna love you anyway. Cause when you wake up in the morning, you're gonna throw it all away. Ooh, it don't matter, here to stay. Gonna love you anyway. What the people think about you, never gonna stay the same. Gonna love you anyway. Maybe you're gonna run away. Gonna love you anyway. But when you wake up in the morning, you're gonna throw it all away. It feels like. Morning, gonna feel like ooh, 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 ooh. Diciamo così, perché i fondatori di Tiny Desk non vogliono perdere il vizietto di comunque chiamare artisti che hanno qualcosa di particolare. Sono artisti sicuramente particolari, però obiettivamente anche un grandissimo talento. Un talento enorme. Ecco, quello che proprio giriamo, la ribaltiamo nei loro confronti, il loro talento è quello di andare proprio a scovare questi personaggi. Beh, chiaramente Jacob è già famoso, però comunque a portare personaggi del genere che sicuramente non sono, non tutti, così
noti a livello mondiale nelle classifiche pop, non fanno parte insomma del mainstream. Ma ecco, infatti dal punto di vista redazionale, sì, e artistico, cioè è una scelta comune, cioè è una scelta coraggiosa, ma di cosa stiamo parlando? Quando tu decidi nel 2008 di fare un concerto di questo tipo, esatto, direi che una buona dote di coraggio e anche, sì, di propensione all'avventura, sì, all'ignoto ce l'hai. Sì, ecco, assolutamente. Quindi anche un po' di sfrontatezza, di sfrontatezza, certo, e anche di tenacia, perché dal 2008 sono riusciti poi a raggiungere dei risultati come questi. Ecco, l'ufficio più live degli Stati Uniti ha ospitato nomi, facciamo una piccola cenita, sono centinaia, sì, piccola, sì, cenita di tanti generi diversi, così capite di cosa stiamo parlando. Tom Tom Club, Los Lobos, The Cranberries, okay, John Legend, sì, il nostro amato, Paul Weller, Adele, Chick Corea, quindi jazz, Wyclef Jean, Erykah Badu, nomoni del mondo black, Wu-Tang Clan, sì, e poi Taylor Swift, che in questo momento Taylor Swift è, diciamo, la pop star più pop star del mondo. Io ancora non mi spiego il perché, non glielo dite alla Taylor che magari si offende, non la riesco a inquadrare questo successo planetario incredibile, non lo inquadro, però diciamo speriamo che almeno in questa puntata Ampiar non prenda la puntata e gliela faccia vedere. Speriamo, di no. Sì, speriamo di no, però magari se volesse, però se la vuole mandare alla fine ci può far comodo. Noi sinceramente accettiamo, firmiamo le liberatorie. Beh, insomma, ok, questo era per darvi un carnet, un pantheon, cioè una sorta di platea enorme di tutti gli artisti, cioè del tipo di artisti e della varietà di artisti che hanno partecipato alla NPR Music di Tiny Desk. Insomma, una roba pazzesca, perché veramente abbiamo toccato tutti i mondi possibili e immaginabili, ora, soprattutto negli ultimi anni. E noi con chi andiamo a chiudere? Con due soggetti che amiamo la follia. Prima, sì, di nominarveli, sì, ecco. Facciamo così, in questa foto che sono un po' cagnoloni qua. A proposito di accoppiate, di duo che non ti aspetti, esatto, ma comunque ben riusciti. Pronto? Dai, c'era una telefonata, no, ma rispondiamo tra un po', dai. Sì, siamo impegnati. Forse proprio loro ci hanno chiamato per... Era Shaggy, esatto. Hey guys, what's up guys? Insomma, Shaggy e Sting li abbiamo amati alla follia, dobbiamo chiudere, uomo, siamo in ritardissimo, sì, ci lasciamo sempre andare in un sacco di chiacchiere, vorremmo stare con voi almeno altri 25 minuti per arrivare all'ora completa, ma non ce l'abbiamo un'ora. Vi ringraziamo Max e regia, Fabri, tutti i ragazzi, gli operatori che stanno dietro ai macchinari e ai cursori. Grazie DJ Mista. Grazie Elvin, grazie a te, grazie ai nostri amici di Radio Italia. E grazie 60, a Tiny Desk. A Radio Città Fujiko. Yeah. Tiny Desk, grazie Tiny Desk, perché ogni settimana quasi ci tiri fuori sempre delle chicche che ci intrattengono, che noi andiamo a goderci tutte le volte. E anche questa situazione che vedrete adesso, Shaggy & Sting che cantano Englishman in New York, sì, chiaramente di Sting, che nella versione, anche se l'aveva già fatto un giamaicano, ma nella versione di Shaggy diventa Jamaican in New York. Ma già che ci siamo, diamo anche l'appuntamento per la prossima settimana. Ma certo, ogni mercoledì. Ogni mercoledì dalle 19 alle 19.30, canale 81 del Digitale Terrestre, a.k.a. Radio Italia anni 60 TV. Social Groove TV, una produzione di FR Live di Mister Romano. Ciao! Yeah! See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa. I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa. Propriety, hey, can lead to notoriety, right, but you could end up as the only one. As the only one.
instinct tell them again. Gentleness, sobriety, so rare in this society. A night of candles brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa, whoa. Clap your hands one time. Hey, hey. Whoa, whoa. Let me see you rock it now. Two time, come. Whoa, whoa. It's the early morning. Clap along. Let's go. Whoa, whoa. Take it now. Oh, takes more than combat gear to make a man. Yeah. Takes more than a license for a gun. Yeah. Well. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman. Sergeant K. Groove.